Nel buio di questa pandemia siete chiamati a scorgere quelle piccole ferite di luce che riaprono alla speranza di un mondo nuovo liberato dalla paura del male e di ogni forma di contagio. Siete di fronte a nuove sollecitazioni dello Spirito Santo che vi aiuta a discernere il bene anche per vie oscure e apparentemente indecifrabili. E quanto scrive Monsignor Francesco Oliva nella lettera inviata ieri ai religiosi e ai fedeli in occasione della 25ª giornata mondiale della vita consacrata, istituita da San Giovanni Paolo II nel giorno in cui la Chiesa festeggia la presentazione del Signore al Tempio. Una giornata che assume una particolare valenza in questo periodo storico, mai come in questo tempo di pandemia, sottolinea il vescovo della diocesi di Locri-Gerace, insieme possiamo sperimentare che tutto è collegato, tutto è in relazione, tutto è connesso, è tempo di vera fraternità universale. Monsignor Oliva richiama i religiosi e i fedeli ad ascoltare la voce del Signore. Oggi afferma, siamo di fronte a una nuova chiamata dello Spirito Santo che, come affermava San Giovanni Paolo II, ci sollecita ad essere davvero esperti di comunione e di praticarne la spiritualità. Anche Papa Francesco, ispirandosi a San Francesco, fondatore e ispiratore di tanti istituti di vita consacrata, ci chiede di essere artefici di fraternità, custodi della casa comune della terra e di ogni creatura. Il vescovo della diocesi esorta la comunità diocesana a stringersi in atteggiamento orante attorno a voi e ad invocare dal Signore altre vocazioni di consacrati e consacrate anche per la nostra diocesi. La lettera si conclude con l'auspicio di Monsignor Oliva affinché sia sempre presente in voi una fede viva e appassionata, una speranza luminosa, una carità gioiosa, radicale e senza limiti.